December 2nd, 1998, narrator Chaim Gerbi, interviewer Vivian Rumani, Den, Yafo, Israel, tape one. Io sono nato a Tobru nel 1980, fino al 37-38 siamo venuti a Bengasi. Si ricorda di Tobru? Sì, mi ricordo. Com'era? Benissimo. Una città bellissima, piccola, no? Piccola, però frontiera di mare, punto di mare, così. È un po' importantissimo, militare. Posto militare, che, sì. Posto militare, militare, non so. Militare, dopo siamo venuti a Bengasi. L'armata del sono stato a scuola. Io mi ricordo la prima serena del 1939, siamo stati a scuola, la prima serena, non è attacco, 139, sì. 1939, ha sentito la prima. Sono stato a scuola, sì. È venuta mia mamma a prendermi a casa, come tutte fanno le mamme, di sera, pomeriggio al buio, ho sentito la prima sirena nella nostra casa, e gente corrono in linea, questo muore di lato, corrono a finire adesso. Non voglio registrare quella. Sì. Questa è la prima sirena, si è sentito, non c'è bombardamento, niente, solamente la prima sirena. Avevate paura? Avevamo paura. Sapevate cos'era? No, prima di questo abbiamo sentito se c'è una guerra contro gli inglesi, perché a Bengasi era l'italiano. Sì, finora, a quel momento c'erano gli italiani. Eravate a scuola italiana a quel punto? Scuola italiana. Delle sì. Suore o dei preti? Quale? No, scuola civile. Loro il proto non era. Governativa italiana. Siamo state quella sera. L'indomani, non lo ricordo benissimo, questo, per 9 anni sono 8-9 anni. Da quel momento non c'è più scuola. Gli italiani prendono le sacro hanno chiuso tutte le scuole. Tutte le scuole, non ci sono scuole. Qualche un mesetto caja, sacro scuole. Cosa vi ha detto la mamma? È stato dichiarato da... La tua mamma ti ha detto perché non vai a scuola? No, non vado, non ci sono scuole. Non ci sono, ti ha detto perché sono chiuse le scuole? Perché c'è una voce che... Praticamente la zona è stata evacuata da tutti i civili. Dopo siamo stati a Bengasi, poi diciamo a Harkach, ma non mi ricordo quanto l'hanno preso tutta la mia famiglia, compreso io, a Giado. Siete stati a Giado? Sì, capo concentrato. E perché vi hanno portato lì? L'ha preso gli italiani, l'ha preso tutti gli ebrei. Tutti gli ebrei. L'hanno preso tutti gli ebrei, è venuto un ordine di prendere tutti gli ebrei a Gerba. Allora, hanno cominciato da Tobruk non ci sono ebrei qua. Derna, Barce, Bengasi. Quell'anno c'è un ebreo che l'hanno detto, io sono ancora piccolo, in quell'età, quello 2 anni, lui ha sentito questo, non lo so se ma so il nome 2 anni. Se le hanno detto... C'è la sua zia, forse. Se tutti gli ebrei devono portare... lui era il capo di questa roba qui. Era il capo della comunità nel quel tempo, signor Renato Ciuba. Era fratello Ciuba, era rabbino capo
era Rabbi Yosef Jehan, Rabbi Yosef Jehan, con Rabbi Rahman Madar Zichron Ibrahim, quell'anno. E l'hanno portato un bel gruppo, io sono stato del gruppo terzo, quarto. Scaglioni, terzo, quarto. E ci sono quelli che ci hanno soldi, ve l'hanno dato il Shohad, come si dice Shohad? Sì. Commissioni. L'hanno dato il Shohad, sono rimasti. A Vignale. Questi mi hanno detto il nome di criminale. Discriminati a Benghazi. Sono delle buone famiglie, sono discriminate a Benghazi. Ma non credo per via delle corruzioni. Non credo, no. Sì, io lo so. Perché? Qualcheduno. In qualcheduno ci sono orbe. Ci sono molti. Io non l'ho saputo. Sono stati. Noi siamo partiti da Giacomo. Questo mi ricordo benissimo. Si prende Jacob Guetta, la famiglia. Sono francesi. No, quelle francese e inglese l'hanno portato in un altro campo, come mia moglie per esempio, francese. Dove l'hanno portata? L'hanno portata a Tunisia. Poi i francesi in generale sono stati in Tunisia. Che cosa era il vostro passaporto? Non era francese? Io ero inglese. Ero inglese, però mio padre è inglese, mio padre è scappato. Non c'era mio padre. Non dove è andato? Scappato da lasciata mia mamma e è scappato dove è andato lui? A Tunisia. Sì. Io c'ero il passaporto inglese, però non l'ho ancora avuto. L'hanno preso a me come italiano, come tutti le, come mia mamma, cittadina italiana. Siamo stati a Giado. Scusami, gli inglesi, quelli che avevano passaporto inglese, dove li hanno portati? In Egitto? L'hanno preso in Tunisia. Gli inglesi hanno portato un kfar, come sì, si dice? Villaggio. Un villaggio che si chiama Zuitina. Zuitina. Sì. E hanno rimasti lì come fratelli di Labi, secondo me, Braha. Sì. E ci sono molti. Da Zuitina non lo so dove hanno portato. Questi sono stati concentrati a Zuitina, tutti i cittadini inglesi. Inglesi, sì. E poi più tardi, con l'evocazione della città. Non l'ho preso con loro. Gli inglesi hanno portato in Inghilterra, a Londra. Anche in Germania sono stati anche in Germania. No. L'hanno preso. I tunisini. L'hanno preso in Italia. Perché era Gab Eliau Labi Aher, non fratelli Labi questi, Vittorio, Rafael, Veliau, Eliau Labi, cinque. Ma non ha detto niente. C'è stato, anche lui l'hanno portato in Italia, non so dove, nel 1944-45. Dopo la guerra, sì, sì, sì. Se è venuto questo qui Eliao ve culo a tarroto mi parla lì tarroto ma ta ci tagge ma ci umer ma gerbe umer ma nahma ino bel campo concentramento se zorkim lano af shel hazir af shel hazir zorkim lano ve kul had gunib ma shini dov'era questo era mi hashef o Auschwitz non mi ricordo bene. Allora, voi siete andati a Jado. Sì, com'era sì. Lì, se ti ricordi? Che ricordo benissimo. Com'era? Era un campo, uh-huh. Un campo di concentramento, tutto a filo spinato. Sì. Così non potevate uscire o scappare. C'era un maggiore, c'era un maresciallo capo maresciallo. E ci sono Camerone, col Camerone. Ci sono come si chiama? Un capo sotto capo ebreo e il camerone è aperto così. L'hanno fatto per ogni famiglia, l'hanno dato quanti metri per casa e l'hanno fatto tendini tra uno all'altro. Io mi ricordo benissimo. E il capo che hanno messo era ebreo? È ebreo, capo sotto capo, solamente per non parlano, per non dicono niente, per. Sì, 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 sì,
E dopo è venuta la malattia, il tifo pidocchioso, si chiama tifo pidocchioso, io mi ricordo benissimo. Morti 6, 7, 10, 12 persone per giorno, dopo l'hanno morti. Il mio zio, secondo me, Vraha, Juani, Beniamino, era di anni, 24 anni, sposato il terzo mese e niftar. Niftar ha avuto il Sranzev, che quello. Il Sranzev, l'appendicite. L'appendicite. Aveva l'appendicite e è scoppiato nel. L'hanno portato morto. Zed, questo ha già detto. Un giorno, io mi ricordo benissimo quel giorno, io, un bambino di 12 anni, 13 anni, non mi ricordo, 13 anni. L'hanno fatto un ordine di tutte le maschie, gli uomini, bambini, tutti devono venire mezzo a campo. Siamo stati tutti, io mi ricordo. Quel giorno mia mamma, c'è un figlio unico, mia mamma, ce l'ha un cassone grande, ti ha messo dentro. Nascosto. E tutti gli ebrei, tutti Shammai, tu vedi tutte le donne, bambini, femmine. Piangevano tutti. Dopo quante ore sono scappato io dal bauli, sì. E uscito. Io, bambino, volevo vedere. Mi ricordo benissimo. Andato a vedere, io vedo tutta la polizia, il maggiore, il maresciallo, tutte le polizie arabi e italiani, circondati così per avere. Io sono venuto lì, scappato, shalom uraha, scappato, che va a sì. Allora, hai visto questi soldati? Ho visto questi soldati, sono scappato di una corsa, Nafalti. Sei caduto? L'ho preso Terehman. Una grande caduta, sì, perché erano nella pista Avanim. Avanim Hazakim im Spitzim. Questa qui non l'abbiamo curata. C'è ospedale, ospedale, ma se. Alla mia mamma il caffè, il tè, di qui sono usciti le dute, che fece con le dute? Oh, i vermi di questa qui. Dopo siamo stati al dottore, siamo stati a Gariana, Harkach, siamo stati, il dottore ha detto manca qualche settimana, vi togliono il. Le piedi, la gamba, tutta. Amputato, sì. Sembra ci sia stato a Giado. Poi aveva caffè, tè, credevo che non avevano tanto mangiare al campo contingente. Non l'hanno mangiare, danno 50 grammi di pane al giorno, pane bruno, caca. Tutti gli ebrei l'hanno portato, l'hanno venduto le cose, Zahav, le mascelle, l'hanno venduto tutto, c'è un mercato di arabi, si entrano a Giado lunedì e giovedì, due giorni alla settimana, ebrei vendono le loro cose per avere il cibo. Sì. Io nel 1965 da Bengasi fino a Giado partito.
partita da Jeddah. Ci sono quasi in via terra, con la macchina, ci sono quasi 1600 chilometri. Da Tripoli l'ho preso un amico, siamo partiti a Jeddah. E a Jeddah direttamente sono stato al cimitero. Quando avete fatto questo? Nel 1965, prima di lasciare Bengasi 66. E cosa avete trovato? Sono stato al campo, ho visto tutto il campo, l'hanno fatto militare, campo militare. Sono stato al cimitero, con la macchina, senza paura, senza niente, fino al cimitero, se tutto spostato, tutte le tombe rotte. Ho filmato un film lì, per il cimitero, sì, 1967, 66, no, 65 sono stato, sì, 67 che farei fa. Dopo siamo, adesso la mia storia, ho lasciato Bengasi, come ho lasciato Bengasi? Aspetta, da Jeddah siete tornati a Bengasi? Siamo tornati a Bengasi dopo. Cosa facevate quel tempo? Il papà è tornato? No, non è tornato il papà. È stato tutto il tempo fuori. Siamo tornati a Bengasi, ha preso una casa, non lo so, non mi ricordo benissimo queste cose. Però nel 1948, quando gli ebrei stessi partirono a Israele, l'Aliyah, Rishonash, Niash, Lishit, via Tripoli, io sono giovane di 18 anni. Sì. Cosa devo fare? Non c'ho da fare. Imparato il falegname con mio zio. Ha pensato di fare Aliyah in quel momento? No, mia mamma assolutamente non vogliamo partire. C'ho figlio unico, io mi faccio da là. Paura per mio figlio. Siamo stati a Bengasi. Ho lavorato un po' di falegname. Dopo, piano piano, nel 1958, è entrato a fare il commerciante con mobilio, via mobile. E è entrato con un arabo, piano piano, socio, vado a Tripoli, portare la roba di là pronta e vendo a Bengasi. Avevamo due magazzini, uno sì, nel Haddada, e l'altro in via Ghib, via Torino, nel punto di via Torino, nell'angolo di via Torino. Sì. Piano piano stanno facendo facendo soldi. Allora, dopo... La società con l'arabo non c'era problemi? Non c'era problemi, no. Dopo, lasciato questo arabo, dopo altri due arabi venuti da me per fare la società. L'abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto di grande. A Slimporto era dall'Italia. E io parto all'Italia, per l'Italia, e porto la roba di io. Ho portato molto, molto, molto... Bella mobile italiano, sì, come camera da letto, salotti, ingressi, tutte questa roba qui. Che anno questo, nel 50 ancora? Nel 59, 66, okay. 60. Allora nel 60, ho lavorato, 58, 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 5 sono partito già da Martilach. Sono partito già da vedervi, sono tornato. Allora le arabi devono fare la rivoluzione contro gli ebrei. Come avete sentito questa cosa? Sì, quando gli ebrei qui in Israele battono gli arabi, loro lì battono gli ebrei. Sentito questo, ho preso il mio paese, io ho fatto uscire un passaporto inglese. È successo nel 48,
48 non è successo tante cose a Bengasi, no. No, a Bengasi no. Però a Tripoli sì. Sì. Nel 60-65 sono stato, sì? Nel 60, che? Ce l'ho il passaporto inglese, fatto uscire io e mia moglie e bambini, come si dice, suocera? Sì, sì, la suocera, la moglie del marito. La mamma di Yolanda. Come? Sì, la nuora. La mamma di Yolanda, mamma. Sì, sì, la mamma di sua moglie. Che? Nuora? Quello nuora, sa se? La mamma di sua moglie. Sì. Suocera. Suocera, sì, suocera. Ah, ok, suocera. La nuora. La figlia. L'amore del figlio è la nuora, sì. La mia suocera, la mia mamma, ve l'abbiamo preso tutto, non volevano dare l'uscita da Bengasi. Per niente, tu devi partire in Israele, non c'è uscita. L'hanno preso il passaporto per loro. Ma voi non avete detto che partiamo? No, partiamo in Italia, uh-huh. Partiamo per Livorno. No, quanto si dice cosa, no, assolutamente non c'è passaporto e non dovete uscire. Cosa ho fatto io? Ho preso subito la macchina e è partito a Tripoli, c'è il consolato, il senza passaporto. Da Bengasi a Tripoli non c'è il passaporto. Senza passaporto? Sì, sono andato lì all'ambasciatore, mi hanno... Che tipo di ambasciatore? Libico? No, l'ambasciata inglese, sì, l'ambasciata inglese, la sede era a Tripoli. Sì. A Bengasi c'è il consolato. Uh-huh. L'ho detto tutta la mia storia, così. Io ce l'ho passaporto inglese, ma loro hanno telefonato. Perché tu non vuoi dare l'uscita? No, questo deve partire in Israele, non lo do. Il capo si chiama Mustafa Mazghani, Mustafa il capo della Polizia Federale, era mio amico. L'ho preso, gli ho dato un collana d'oro. Per la sua moglie si è comprato da Sogdlam, Allah li zocher, mukashav. La morte di Mustafa ne rozzi otcha babayit ba'erev, lishtot iti kosit. Vieni, prendiamo un bicchiere insieme. Amali, vengo. È venuto lì, gli ho dato questo oggetto, bello e caro. Allora, non vuol dire. E lui mi ha detto... Cosa c'è? Io corrimi Hluma a Bengasi, Hluma Lohaim, Hluma. Sì. Hluma. Corrimi Haim. Shama corrimi Hluma. Hluma, ma razzita, ma cara. Amarci caca, vecaca, vecaca. Tutta la storia che non vogliono dare il passaporto della visa di uscita. Io e la mia famiglia. Amali, tu vuoi partire in Israele? Amali, per l'Italia vado. Tu vieni in Italia. Amali, va bene. Dopo un giorno, ho telefonato, vieni a prendere i passaporti. Uscita, senza ritorno. Uscita. Nel mese dicembre, 16 dicembre, sono partito da Bengasi. Due giorni. Io ho preso il passaporto oggi, il giovedì ho preso il passaporto perché venerdì non lavorano, e il sabato assolutamente non lavorano, sabato inglese fatto in quel periodo. Domenica mattina alle 5 sono venute 3-4 macchine di ebrei, di miei amici, come Chlafu Bracha, come Mushino Labi, come... 3-4 figli di come si chiama? Figli di. Pensare, scusa, mamma. Tafede. Figli di Dabush. Hanno 3-4 macchine. Sono venute 3-4 macchine. L'hanno preso a me, famiglia, 5 bambini, suocera, mamma. E l'hanno portato
al Zdetofa, come si dice, l'aeroporto. Alle 6 siamo lì, io ho comprato pane. Lo so benissimo, in Italia non si trova pane la domenica. Tutto chiuso, pensato anche per questo. L'hanno aperto il pane, hatiha. Tof. Siamo per vedere se avete nascosto qualcosa. Siamo partiti da Benghazi, adesso il controllo a Tripoli. Siamo venuti a Tripoli verso le 9:30. Io ce l'ho un bagaglio di 13-14 valigie, tutta la famiglia. E mia moglie aveva l'oro, tutta quella roba qui a mano. Vogliono adesso fare un controllo. Mi hanno chiamato, capofamiglia, sì, Gerbi, tu dove vuoi partire? A Livorno. C'è la visa a Livorno, poi siamo. Vogliamo vedere tutto, è la tua roba. Io parlo così, ve ishtabashe mola'at, Kadosh Baruch Hu con noi, sempre. Io vedo qui, è passato un ufficiale, del posto. Uno mi dice, Hluma, ma tu sei po? Ish direna. La mia famiglia adesso, Pinai, non è Pinai, eh? Lì non l'ho visto. A Marti io ve l'ho detto, devo partire a Livorno. A Marti, c'è bagaggi? Io ho detto sì. Adesso c'è un Carello. Carello, ci sono tutte le valigie mie. A Marti, dove è la tua valigia? Io non ho voluto dire tutta questa mia. A Marti, vedi, l'ha visto questo carrello? C'è una, due, a Marti, va, tac, tac. L'ha preso il gesso, ha fatto. L'ha passato tutto. Adesso noi dobbiamo passare dal, come si chiama? Dal passaporto dell'uscita. Siamo usciti, mia moglie, ma la cosa c'è? Non lo va a cacciare. Lo zarech. Siamo partiti. Siamo venuti a Roma. Dopo Roma ho partito a Pisa. A Pisa ci sono degli italiani, miei amici, commercianti, li hanno con le sue macchine. Hanno preso e siamo stati a casa, c'è una casa pronta qua, a Livorno. Tutta questa storia, dopo 4-5 mesi, si è venuto Zichrono Livracha Arfali Labi a casa nostra. Sì. Falilabi Umir li Hayim, è stato ospite a casa mia quasi 15 giorni con tutta la famiglia, con Moshe, con Zion, con Sauda, con Akol. E Sara Noldà, quanto lui era con me. Amarli Luma Yishli Hamazal. La polizia federale ha telefonato all'aereo dove siete state. Volate dopo Tripoli, ritorni perché c'è una famiglia ebrea deve partire in Israele. Torino tapo. Il capo del ballone, c'è quello l'aeroplano? Capitano d'aereo. Gli ha detto, pilota, il capo, non so. L'hanno detto, abbiamo lasciato il gvul della Libia. E siamo adesso il gvul italiano, non possiamo più ritornare. A Marli Shlachem Mazzal. Da tutti i giornali, l'indomani, lunedì mattina, tutti i giornali arabi parlano solamente per la nostra famiglia. Chi l'ha permesso, dato la visa dell'uscita? Chi l'ha conosciuto? No, chi l'ha dato? L'ha conosciuto io? Chi era? No, non l'ho conosciuto. L'hanno telefonato a Marte, viene a prendere i passaporti. Io ho preso i passaporti e subito alla banca, assistita al cambio valuta. L'unica
l'unica famiglia che siete partiti a quel tempo? I primi, che l'unica famiglia. I primi. Colli, però tu avevi due soci arabi, non ti potevano aiutare? A... No. E cosa hai fatto? Ma che hai venduto, lasciato tutto per gli arabi, ma cosa stai dicendo? Anche la casa, il mobilio, la macchina, Yali Mercedes 190. L'ho lasciato nella piazza municipio. Sì. E i tappeti orientali? Tutti. Ho portato. L'ho mandato. Ah, ho mandato prima per gli amici miei di Italia, questi commercianti. Tanti ebrei. E avete nascosto il vostro... Siete stati a Livorno? Sì, stato a Livorno fino al 1969, sì. due anni. Che... Poi siete venuti in Israele. Ritorniamo a Libia un pochino. Dal 48, prima del 48 c'erano tanti ebrei nella Libia, no? Mm-hmm. E poi tutto d'un colpo c'erano pochissimi, sì. Perché tutti hanno fatto l'aliyah, tanti hanno fatto l'aliyah. Sì. Com'era? Si ricorda? Io mi ricordo anche tuo padre è stato con noi, no? È stato con noi. Fino al 62. Fino al 62, sì. Suo padre è stato con noi, sì. Sì. Beh, dimmi, com'era l'atmosfera quando partito e siete rimasti così pochi? Che due bateknesset, due sinagoghe, una del Falilab e una del Rabbi Madan, rabbino capo a Rabbi Madan, il Shohet, Aya Rafael Labi, una volta alla settimana esce Shohet Taze, Mashitzarich, e siamo come una famiglia, come una famiglia, 180 persone quasi. Una bella città. Sì, ambiente, sì. Uno vede l'altro, se uno le mosce al malato. Tutti vanno a vedere, tutti, non vede questo, tutti vanno. C'era un levaia, come si dice, funerali, tutti vanno. C'era un simha, tutti. Brit, non c'è bisogno di ospitarvi, no? Tu devi venire, tutti vengono. Era strano tutto d'un colpo di avere un... Era Yosef Zammam, Zaki Tarfi. Sì. Uldu Sifo, l'Italia, si trova a Londra con Erminia, che è il cugino, beh, sì, no. Sì, io, amico mio, come si chiama, ma romani, Mamus, secondo Livracha, uno dei miei amici, Leo Ciuba, ci sono molti, ci sono, sto merito, quanto, Failo Ciuba, se è morto anche, Susu Giuili, Yosef Giuili, Gebri Zarro, che non è stato molto, dopo partito a Livorno. Non lo so, non mi ricordo. Bdusa, Khani Bdusa, Amus Bdusa, Mamus, Ken Khani e Mamus, Sukadla, Mastia Begazi con noi, sì. Hai capito? Siamo come una famiglia. Che... Non sembrava un clan, vuota. Un clan. Sì. Non era vuoto il paese quando... Vuoto dagli ebrei? No? Ma se è vuoto, sì. Prima Sukadlam, Sukadlamada, prima, quando ci sono tutti gli ebrei,
Il giorno sabato tutti chiuso. E dopo, quando sono partiti tutti gli ebrei, gli arabi hanno comprato dagli ebrei. Comprato o preso? L'ho comprato, hanno comprato. Comprato, loro non hanno preso. Non sono stati troppo. No, a Benghazi no, non come Tripoli. Benghazi non era. Come si viveva sotto gli italiani e poi sotto l'inglese? Come si viveva? Sotto l'inglese? Sotto gli italiani e poi sotto l'inglese? Sotto gli italiani io ancora giovane, ancora bambinissimo, non mi ricordo bene, però. Sotto l'inglese? Sì. L'inglese non è rimasto. Nel 1952. La Libia, il 51-52, 51 l'ha presa l'indipendenza, l'indipendenza del 1951, sì. C'era l'amministrazione che... Beh, già aveva, cosa? 20 anni, 20, 21 anni che... Come... La vita era buona, la vita era buonissima, sì, buonissima. Fattevate la religione, com'era? La religione, come... Kif din haqqani? Tutto benissimo, più... Meglio di Israele, la nostra religione fuori di il comportamento personale. Perché allora a Bengasi, gli ebrei nostri, rispettavano tutta la religione. E qui invece lavoravate il sabato? No. Dopo sabato? No. Sabato, non sabato. E dove andavano a scuola i bambini? Nelle sale. Scuola delle sale. Allora, mio figlio si è andato alle sale. Ok, so i maschi andavano dai preti? Tutti, anche le femmine. C'erano scuola delle suore? Delle suore, sì. Allora le ragazze andavano dalle suore? Io non l'ho portato alle suore. Io a Salle. Ma la Salle c'era, era due posti, c'era sì. Per le femmine e per le maschi. Che io ho portato i miei figli, diciamo. Che? Allora per le femmine erano le suore, i maschi preti. No, c'era ancora sì. La scuola qui. Scuola della comunità, perché Bahad al-Bahar. Ma si vede che? Nel 58 Gamano. L'anno... Che? Che? Betsefer. Betsefer, insomma, lei parla per scuole italiane. Io voglio sapere di tutte le scuole che c'erano per voi e per i vostri bambini. Io, per esempio, ero a scuola italiana, scuola, come ha detto Sassi, pubblica scuola italiana. Dalle 8 di mattina fino alle 2 o l'una, non so, non mi ricordo. E dopo pranzo mangio. Dove, a casa? No, mangio a casa, sì, mangio a casa e mi portano a Betsefer, via Medui, Talmud Torah, Lomdim Sham Torah. Sì, l'undi diciamo Torah e dopo la Torah ish shir, korim lo shir, lo chiam kol hayiladim ve lomdim teilim e achar kach min havi arbit, achar kach yashar habayta. Giorno per tutte. Andavate a shachrit anche? Eh? Shachrit di mattina andavate a pregare? A pregare ogni giorno. Prima andavate alla sinagoga, poi alla scuola, e dopo a casa per mangiare, e sì. Poi Talmud Torah, e poi Minha Ve'Aravit, a casa, sì. Ze Bekesher Elai, I miei bambini, come Lillo e Miriam, Giulia ancora piccola, 67, piccola, da 5-6 anni, andavano a scuola delle sale, che le preti, anche figlio di Mamus Luzun, Rafi, anche lui era alla sale, e figli di Suarez Gamken, e mio figlio, una volta io prendo, una volta viene lui prendere, perché è lontano. Di San Francesco. Sì. Farmacia, no? Baida, Bilkil, Baida.
Si andava che cosa, in carrozza? Non lo, con la macchina. Dopo le poste, viene a San Francisco di Assisi, per il circolo ufficiale. No. No, 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 via تزخير كريم لخشاف عمر مختار تما كير لو مش عمر مختار تاعنا لو وين عملوا ان لانه فاتوا مونومنتو دي عمر مختار تولوسا البوغاغاتا ديتر ديتر الموغاغاتا لا في فيومي اكو سيت في فيومي سي اكو سيت هذا سكنتي عني سي بامبيني اندافانو لا سي سي اوبورتونيتي دوبو Io ve li porto a Zichron Livracha Arfali Labi, ha portato tutti i bambini e portano lì. E lui noten lahem alaha, noten lahem seder, noten lahem lezioni ebraica, alef beit, ve povi sham, kol mine dvarim, ve lumdim et adinim, ve kol mo sheyesh lano. Ve dopo pranzo, ze dopo pranzo. אחר כך מתפללים, ואיו ונגו, הסקולה, לא נביא המהדוי, אלא הוא מפי סוק, סקולה, סלל כבירה, סמיה, כן, לי, סלל כבירה, סלל כבירה, לומדים למעלה, ואחר כך יורדים למטה, הילדים וערפה ללאבים, ומתפללים, מנחה וערבית, עושה לו הביתה, ערבי מדר, נכון, כן. הרבין אנקורה הרלי, או לא? הרלי, כן. È stato lì fino all'ultimo? Fino all'ultimo. E poi dove è andato? Qui, qui è morto Miskin, in Zichron Livracha, è morto. Come sapeva Arfali Labi a insegnare? Da dove ha imparato lui? Dove ha imparato non lo so, però è suo padre... Dove ha imparato? Suo padre. Dal padre hanno imparato. Il padre, no, non lo conosce. Signor. Non lo chiedo tu, che secondo la Bracha. Era libera la vita per gli ebrei di fare la religione, sì, di sì. Studiare l'ebraico? Ultimamente non era libera, come ultimamente. Quando io sono partito, se, dicono che non è stata libera come prima. Ma sì. Durante tutto il tempo che tu eri lì era molto libera? Che libera, non lavoriamo il sabato, non facciamo niente. il sabato אנחנו מעבירים אותו יום חג, יום חג, אתה יודעת מה זה כן? giorno festivo, sì. E cosa fattevate per le feste? Ancora facevate l'agnello? L'agnello, il tannur, בבית, והבינו, וערק מביאים da Tripoli. Da Tripoli porto tutto, da Tripoli. المتقب المتصوت portiamo da Tripoli e anche da via Israele viene a Tripoli da Tripoli portiamo a Benghazi però non è scritto in Israele scritto made in Europa anche dall'Italia ok allora raccontarmi un pochino delle feste come li ricordava. Io ci ho registrato da tante feste, le mosse, sì. Lil Spisah, Lil Zada, Lil Zada, Lil Shia. Sì. E com'era? Può descrivere, se uno vuol capire com'erano le feste, perché non mi dice il sabato anche. Com'erano le feste? Erano tutte normali, non c'è niente di... Come hai fatto tu a casa tua, fatto io a casa mia. Viene Eliyahu Labi, Zichrono Livracha, שוחט את הכבש, ויושב קצת, שותה משהו פה ושם, עד שבודק אותו, ויהיה נער בו, ותותו בני, זאת אומרת, לדע לי כשרות, ואנחנו מתחילים לעבוד על זה עד לפסח, זה יומיים לפני פסח, ולפסח מעבירים אותו יפה, שסונו די פמילי, סיוונו נסיימה, סיוונו פמילי, תוי קוטרו פמילי נסיימה, che comprano un agnello. No, fanno la serata, la serata di Pesach. E l'agnello, ogni famiglia comprava uno? Prima sì. Prima sì. Fino a sì. Quando? Fino al 1966. Io al 65 ho comprato. E lo tenevate a casa per un po' di giorni o no? No, no, no.
prima 15-20 giorni a casa, l'anello. Ah, sì? E dopo gli ultimi anni andiamo al Boker, il mattino presto, compriamo l'anello, portiamo a casa, l'indomani viene il Rav Shohet Vegamarno. Sì. Erano piuttosto ricchi gli ebrei della Libia o poveri o mezzo mezzo? Che cosa? No, non ci sono ricchi ricchi, ricchi ricchi, ci sono, non mas, come si dice, all'etzbaut, sulle dita, per contarli, come ani con la Gidlech, le mashal giuili, benestanti giuili, bedusa. בנימין חיון, בלמו חיון, כן, וחתלת, בדוסה היה לנו ריקי ריקי. ריקי ריקי. ריקי ריקי, צ'אנו, צ'אנו. היום בן אסטטי. כן, בן אסטטי, כן, אלפונסו טיטו. אה, בן אסטטי, אני מאכלת מוחמד. לא. אה. No, lui è più alto per l'istante. Allora, è ricco. È ricco, Marti, è ricco. Milioni. Ando, milioni, sì, milioni. Ve, Alfonso Tito, le Mashal, se ci niftar, si parte. No, no, se c'è la spedizioniere. Ah, Baron. Baron, che era ricco, ricco. Sì, sì. Lui compri ogni anno compri con i tre, con mille geni, ti diamo se mille geni, alfi geni, sri. O hayav la kahat ze. Shaul Khalfun, no, Shaul Khalfun lo aya bismoni, aya partito da... In la zona? In la zona è una farmacista, vende il farmacista, lo conosce il suo... Il farmacista? Sì, sì, sì. Generalmente tutti gli ebrei che sono rimasti dopo la guerra, dopo, sono tutti ricchi, non ricconi. Giusti. Giusti, che giusti. Però certi, sì, che si potevano contare su una mano, che? Insomma, ma erano ricchi. Domandavano. No, ma hasfe halila, lo aya, ma pito. I ricchi ricchi aiutavano quelli che non... Però non c'erano. Non poco. C'erano, non c'erano. Sì, non c'erano. No, sono gli anni normali oppure ricchi? Che? No, non ci sono normali, ci sono benestanti, come ci vuole. Benestanti e ricchi. Che un pochino più alto. Più alto, tutti vivono bene, tutti mangiano carne e bevono vino. Tutti. Sì. Sono rimasti tutti bene. C'erano che non c'erano religiosi? C'erano che non erano religiosi? No. Tutti religiosi? Tutti religiosi, tutti vanno a... Non c'ero. Benedetto Buarol. Anche lui non era con noi. Il Vigil. Bramino. Che? Tuo cugino, sì. C'è l'altro il Vigil. Che? Della Biva. Che? Ghiel. C'è l'uomo Vigil. Che? Mi ricordo. Quando qui il diamante. Che? Ah. Che? C'è l'uomo Vigil. E poi sì. siamo mulabi. Però non bismaneno lo aio quello. Che qua alcun. Bismaneno lo aio. Dimmi, gli ebrei potevano fare il commercio con qualsiasi ditte? Con qualsiasi ditte. Ho sentito che... No, ci sono blacklist. Ah. Blacklist non possono entrare a Benghazi, le mashal. Dall'estero per esempio, proprio. Si ricordano una ditta, per esempio? Di blacklist? Se non lo danno, non mi ricordo. Però hanno detto che gli ebrei gli hanno dato solamente 10 anni, 10, non potevano fare il commercio con più di 10 ditte, così? No, non l'ho sentito. Io non l'ho sentito. Potevano fare con qualsiasi ditte? Con qualsiasi ditte, solamente sì. Quelli del blacklist. Che? Erano blacklist perché? Perché lavorano con Israele, sì. Beh, quasi tutti lavoravano con Israele. Sì. Allora? E Volkswagen, con tutte le macchine, e Volvo, e Mercedes, e con loro lavorano con Israele. Sì. Cosa facevano gli La mentalità, dici così. Però trovavano gli ebrei ditte allora? Se non trovavano, ve l'hanno portato, ve l'hanno preso la come si dice, la secondo le lo è. Come
spedizionieri, come si dice? Spedizionieri. Spedizionieri è un'altra cosa. Rappresentante. Rappresentante, possono prendere, anche gli arabi hanno preso rappresentanza. Come Hanish l'ha preso la Westinghouse, le Mashal. Hanish, Muhammad Hanish Erzikfi. Okay. Ha preso il Westinghouse e ha preso il Volvo. No, il Volvo no, il Volvo ha preso un arabo ricco, riccone, mio amico, mio intimo amico. Ha detto una cosa, questo uomo, lui mi ha detto, queste macchine svedesi, la Volvo, una macchina internazionale. Se è entrato a Bengasi, nessuno l'ha visto, perché tutti con le Mercedes. E dopo piano piano è entrata. Buzet, Corillo Buzet, Abdallah Buzet. Abdallah Buzet, che sono amici, lo stiamo. Genti bassi. Beh, dopo il 48 c'erano teatri, opere, qualcosa che gli ebrei potevano andare a vedere? No, solamente cinema. Cinema. Teatri, sono teatri. Teatro arabo vengono dall'Egitto, sono stato, camma. Che? Le teatri sono di alta qualità, vengono da Mizraim, dall'Egitto. Arabi. Non andavano, io sono andato. Opla, ma cinema ogni Mozzai Shabbat. Ogni Mozzai Shabbat andiamo tutti. C'è film egiziano nuovo, gli danno ogni. Sabato sera, ogni sabato sera. Cosa facevate per divertimento? Non c'era. No. Caffè, c'erano caffè? C'erano caffè, sì. Gli ebrei andavano? No. Non c'era un ristorante? No, le mashal, Yom Shabbat, Ahariat Filla, dopo il... Sì. Andiamo noi 4-5 persone, senza moglie, senza niente, 4-5, io, Mushilabi, ve Romani, ve Raul, ve Kamishashi Shaish. Andiamo al Berenice, le Mashal, c'è un albergo grande, ve, di alta qualità, 5. No, no, che? Nishar, Alcianiazzate e Berenice. Andiamo lì, beviamo birra, poi non paghiamo, perché lo conosce. L'indomani passa il mio magazzino e prende tutti i soldi, quanto l'abbiamo bevuto, poi mi viene in lista. Lui ha preso due birra, lui ha preso un whisky, l'ha preso... E ci vediamo, c'è un'altra, c'è un'altra, c'è un'altra, c'è un'altra, c'è un'altra. Poi la donna che vendeva il cacaoia. Cada, come facevano con la cacaoia? Come facevano? Non lo so. E poi come la pagavano? Non la pagavano? Non la pagavano, sabato no. Quando la pagavano? L'indomani. L'indomani. Lei c'ha fiducia piena. Sì. Io passo, alla Khalti Maria, ma alla, guarda le tne, prendi il bocco, corribile, sai. Il tappo tra birra, sghira, dai. Sai, lo sa, caca. Guarda, tne, ma salama, yalla. Levina? Tu passi l'indomani e dare due piastre. Che un altro particolare, che devo dire, anche prima del tempo di Israele, ogni sabato, dopo Menha, in generale, insomma, dal tempio vanno a Sukhalhut. Sukhalhut, sì, no, facciamo quella là. Dimmi, cosa fanno? Dopo Minha, venerdì sera. Lo venerdì sera, io sabato. Minha bishalosh le mashal, buona gil bishalosh. Gomriamo il Minha, tutti, io prendo il mio amico, lui prende il suo amico, andiamo, zugot, andiamo shuk, la pescheria, shuk, il mercato degli pesci. Allora vengo io, cosa c'è Jibrin? Fisciola, fimsharfesh. Prendo una, due, metto una, andiamo a casa. Senza soldi, senza quanto, in dove casa, in. Vedo Mozzai Shabbat, sabato sera facciamo Ohraimi, e non mi clina ci, se pensi, mi fai, che sotto. O si Ohraimi, o si Macaruna, o si Nudia, ma o si, tutte le famiglie che vengono uno all'altro
e mangiamo. Prima del cinema, sì. Non hai dimenticato che allora avevi appena 25-30 anni? Venite domani, vanno a pagarlo. Io mi ricordo una cosa del mercato del pesce. È venuta una compagnia italiana, no, greca, greca, per voler vedere il pesce. L'hanno portata là, il Mimshala Teiluf, no? Che? Vuole vedere il pesce. L'hanno portato pesce al souq al-hout, نقول لك في 100-150 pesce, كل واحد كاخذ مشوله. Io entrato, mi ricordo con mio figlio ancora piccolo, lui ricorda più di me. Martello Gibril, ma se sei, ma esci po', ma esci, cosa c'è? A Marli Sciola, ti arrozzo un filetto, a Tochlecha, filetto caca da 3 kg, stai, Martello, no, cosa costa? A Marli, 4,2, 4 grush, 2. A Martello, cosa pesa? Una, cosa pesa? Ma lechmi po, disgraziato, lui mi ha detto, lechmi po, ti tzuhek alai. אמרתי, שוברי, תשמע ממני, דימי, כוזה פזה. אמר לי, וואלה, לקח אחד, שם אותה לפסקולה, פסקולה, אתה יודעת, פסקולה, גרנטי. פסקולה, נו, מושעון, פסקולה. 74 קילי. 74 קילי. אמרתי לו, תראו, לפה פורטר לקוי, אין מקינה, מקינה מי הבאות. אמר לי, תתחק עלי, אתה צוחק ממני? אמרתי, לא צוחק. فرطني له ماكينة الواحدة نتاعها الديل نتاعها كخا 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 سامتي وتا مي حورا كخا يخنيزو تا في بورتا باجاجيو بورتا باجاليو نون كيوزو كخا شي لامتي لو لودع كاما قروشي ما كل قروشي كواترو بسيكشتايم لودع كواترو Per lui non costava tanto, no? Per me una venduta di un salotto per tutto il mese, dagli arabi. E lui mi sa, riesci flus, ma c'è mamma, c'è mamma. Quanto c'è? L'ha portato a casa. Io, mio figlio, è venuto un altro arabo, trac, vi ho raggiunto, sono tutta bahia, caca. Asia, c'è in mascelli, ma... سوتشرا يولاندا لا ديف الله اكبر معصومين منا معصوم ايش له الكافيت كافيت شلو كاخو ولا 3 4 كيلو ولا زخر حد خوفي نتنوا للشخنين كلهم نتنوا لهم ما تعسي ما اشتقت ولا ني زخر كل كان تعنوك اني تعنوك شلي كانيتي ما لو عسينو من عسينو حرامي عسينو زي عسينو زي شد بالميل حلو ميل حفيز سمي ما بفرج ليش كي ليش هاد شيلوت سي كم هي passata hai vissuto con senza frigorifero per esempio no dei tempi senza frigorifero no e poi della mortalità no prima del 48 no se parliamo dopo il 48 io ho detto no però anche prima no hai passato dal tempo che era più antica la Libia no e poi alla più moderna si ricorda del passaggio di quel tempo ma noi per esempio a casa nostra nel 1940 48? No, nel 1950. La casa di... Nel 1953, prima di sposarti da un anno, non l'hanno acqua... Non l'hanno... Acqua in casa? Rubinetto non l'hanno. Se io è entrato a casa di loro... E come portavate l'acqua? La vendevano o c'è? No, la vendevano, viene un arabo, ogni giorno viene e le dà per sui. No, ci sono molti case, si usavano così. Portabili, sì, portabili. E dopo lì io ho dato al municipio e Ignastita Hashma, Ignastita telefono, Ignastita col. Se c'è il 1950, elettricità. Il Warrad, bravo Ale, che il Warrad che. C'era televisione? No.
Fino alla fine non fine al 66 non era televisione. Sì. Però la radio c'era. Il radio sì. Gira dischi, radio c'era. Bella, la conosci bene la tua città, eh? E quello? Non si può mai trovare via. La red, d'accordo. Un bellissimo paese, magnifico, sulle montagne. Tutto Irek, tutto Irek. Tutto verde. L'acqua è sempre corrente. Acqua, acqua, non acqua, acqua dolcissima. Aderna. Aderna, sì. Aderna, sì. Aderna, sì. Aderna, sì. Aderna, sì. Aderna, sì. حباد حازل حباد انا طيولك اطيوله ليش مين ورات ليش مين ورات تنسى الفضول في كويس ورات بورت الاكوا vediamo l'acqua, vediamo l'acqua. Viviamo l'acqua nostra, sì. Qual era la tua favorita festa? Qual era il giorno favorito oppure la festa favorita? Pesach. Pesach, perché? Perché Pesach c'è da mangiare della roba buona. Ftira li mashal, hamia. Ma fush kif ana ya mtaqab mtaqab hadik. Rotsim li khol, tsawraim, osim takhif umiyat ftira hamia. Ma kun il basar, il carne dell'agnello nel tannur, ve vino rosso, come si dice, vino ruberafer. Questa è la preferita per me. La festa per qui contrario. No, perché senti, qui non c'è cocco. Come era Sukkot per voi? Fabbricavate, mettevate? Che ogni casa fa Sukkot. Ma il tempo mio, non il tempo suo. Il tempo mio dopo il 48, ogni casa fa Sukkot. Sì. Allora la religione è diventata più forte dopo il 48? Sì. No, no. O lo stesso? Lo stesso, non c'è un... È lo stesso, è lo stesso. Era come Aaron Levi معنا Aaron Levi سخنوا البركه Aaron خو سنين Levi خو تشيزر كي دوات على السكاد على سفكرتو e le ragazze le donne uscivano uscivano fanno il mercato fanno tutto sì prima del 48 no prima del 48 io non non mi ricordo l'anno 48 perché tanti ebrei 48 fino al 50
December 2nd, 1998, narrator Chaim, also known as Chluma Jerbi, interviewer Vivian Rumani Den, location Yafo, Israel, The Last Jews of Libya, tape 2, side A only. Le donne si vestivano l'europeo? L'europeo, sì, in metà. Sdad non vestivano più? Ci sono quelli vecchi che si mettono sdad ancora, sì. Che? 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 Sdad o frumlau? Allora, Sahakol, come descrivi la vita degli ebrei della Libia? Adesso? Beh, adesso non ci sono ebrei. No, della Libia. C'è differenza, tu dici della Libia. Di Tripoli hanno sofferto molto. Noi di Bengasi noi abbiamo sofferto del fine, parliamo del 66-67, sì, pochettino, gli ebrei della Libia, di Tripoli l'hanno sofferto, l'hanno ammazzato gli ebrei, l'hanno fatto rivoluzione, l'hanno fatto, sì, di Bengasi no. Tanto. Pochettino. Un giorno ho sentito che c'è rivoluzione, non mi ricordo. C'è rivoluzione, volevo uscire. È stata nella fine, prima di partire da un paio di mesi. Andato alla scuola via Fiume, con la macchina. Si è venuto, aperto siamo la scuola, c'è un prete. Sì, signor Gerbi, l'ho detto, c'è una rivoluzione arabi contro gli ebrei. Adesso voglio tutti i bambini. Ma le ti prego, non dici, chef, ve scuola, te halibrat smahat, shaket. Io ti porto tutti i bambini ebrei. Erano 7-8 bambini, 9 bambini, figli di Suarez. Figlio di Luzon, miei figli sono Shalosh, non mi ricordo, mi vili, culla, cosa c'è? Cosa c'è? Zio, quello che ti ha dato, zio, ce l'hanno ancora il zio, rispetto, zio, cosa c'è? Venite a casa, andiamo al. Qui c'è quello, andiamo a Hofesh, vacanze, andiamo a casa, ah va bene, l'ho messo tutti dietro, tutti. Era il coraggio, non mi fisco, yalla, senti quella mala, otto, vivete tam a piazza municipio, ve imma c'è la hem, ve aurim c'è la hem, yodrim, tutti erano, ve figli di Ciuba, gamke, vivete tam, ve piazza municipio, senti la macchina alia da ze, sagarti, ota la cati miei figli, le mala, ve in quelle had la cata, il ladim c'è la. ולא היה שום דבר ברוך השם, יצאו ככה צעקות, חלאס, זהו. תראה. Anche nel campo di concentramento, nel giardino, non hanno fatto tanto, solo che non avevate mangiare, non avevate le malattie. Sì, le malattie, sì, hanno le malattie. Domenica, questo sarà una serata. Qualcos'altro che mi vorrebbe dire per la storia degli ebrei della Libia? Niente, ok. Grazie. Vai.